Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale curata dalla redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi affrontati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con la sanità, in particolare con le iniziative presentate in Palazzo del Pegaso che riguardano la prossima giornata mondiale dedicata alla salute mentale. Vediamo. Il disagio mentale nelle nuove generazioni, la salute mentale nella società multiculturale e sul posto di lavoro sono i temi al centro dei 14 eventi che si svolgeranno sul territorio toscano in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2024, in programma il 10 ottobre, quando anche Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, aderirà all'iniziativa L'Italia si illumina di verde. Il programma, promosso dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, è stato presentato in Palazzo del Pegaso. Il 10 ottobre è una giornata simbolo, ovviamente, come tutte le giornate, che però sono importanti perché ci richiamano l'attenzione della politica, dei cittadini, delle associazioni, di tutti sul tema della salute mentale. Un tema molto importante, coinvolge centinaia e centinaia di cittadini, che ha visto negli anni 70 una grande rivoluzione di civiltà, che però oggi ha bisogno di essere corroborata, ha bisogno che il sistema sanitario, sociosanitario, che è comunque un sistema in affanno, riconosca l'importanza di continuare a investire in salute mentale. E quindi abbiamo presentato qui questo insieme di iniziative, perché non è un'unica iniziativa, del Comitato Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che hanno scelto di fare iniziative, giustamente non solo il 10, su questo tema, un po' sparse in tutta la regione, perché è un coordinamento che riguarda, che comprende un po' le associazioni di tutta la nostra regione. Faremo un nostro convegno, diciamo così, principale, dedicando al tema della salute mentale nella società multiculturale. Questo perché ci rendiamo conto che le società stanno cambiando, le nostre comunità stanno cambiando, e laddove ci sono servizi che sono in grado di rispondere alla multiculturalità, sono servizi che rispondono meglio per tutti. L'altro tema è il lavoro nelle scuole, cioè con le generazioni, cioè in modo particolare con le scuole superiori. Cerchiamo di coinvolgerli perché vorremmo riuscire a discutere del problema del disagio giovanile con loro, fare stimolarli perché loro discutano del problema del disagio giovanile. La giornata è stata istituita nel 1992 e ogni anno ha un tema diverso. Il tema di quest'anno è ora di dare priorità alla salute mentale nel mondo del lavoro, un tema estremamente importante perché oggigiorno, insomma, le patologie quali depressione, ansia, stress eccetera sono all'ordine del giorno e soprattutto anche causate dall'ambiente di lavoro. In Toscana le associazioni organizzano tantissime iniziative e tra le principali le marce in tutte le province della Toscana e in particolare a Lucca, e poi dal 2020, visto che eravamo in pandemia, abbiamo promosso un'iniziativa dal titolo L'Italia si illumina di verde per il benessere psicofisico, e siamo molto contenti perché era un'iniziativa partita a livello locale, toscano, e poi l'abbiamo estesa e si è unita a noi la Società Italiana di Psichiatria, che ringraziamo, e la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. La salute mentale è un bene comune al quale dobbiamo restituire l'importanza che merita. Non basta soffermarsi sulle statistiche, non basta richiedere a viva voce maggiore attenzione, occorrono atti concreti che rafforzino il sistema di cura per la salute mentale, che oggi è in grave difficoltà. Per una congerie di eventi, dal ricambio generazionale nei professionisti alla carenza di risorse. Io credo che in questo, oltre a richiedere una più pressante azione a livello nazionale, sia importante che in ciascun contesto regionale, proprio per l'autonomia gestionale e organizzativa che hanno le regioni, si attivino forze nella direzione del rafforzamento. E il Consiglio regionale ha consegnato il massimo riconoscimento nei giorni scorsi, ovvero
il gonfalone d'argento all'Istituto Lamazon Capa di Pomaia nel Pisano con una grande cerimonia in Palazzo del Pegaso. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato il gonfalone d'argento all'Istituto Lamazon Capa di Pomaia, centro internazionale per lo studio e la pratica del buddismo tibetano, tra i più importanti d'Europa, per l'impegno profuso nel ricercare il dialogo tra i popoli. Fondato nel 1977 da due monaci buddisti con l'obiettivo di preservare e trasmettere il buddismo della tradizione mahayana, l'istituto ha anche ospitato più volte il Dalai Lama nella frazione del comune pisano di Santa Luce. Un riconoscimento all'istituto di Pomaia che in questi anni ha svolto un grande lavoro di accoglienza, di inclusione, in grado di parlare anche a chi professa fedi differenti. In un mondo di guerra come quello che stiamo vivendo ora, c'è bisogno di luoghi di pace, di luoghi in cui costruire pace, e questo di Pomaia ha una funzione fondamentale. In questi anni abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo fatto buona politica perché non era scontato in pochi anni riuscire da un progetto, da un'idea a trasformarlo in un fatto, la realizzazione del primo monastero buddista in Italia. Questo è grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale, dalla sindaca Giamila Carli, dalla regione, un lavoro di squadra, e penso che insomma oggi questo riconoscimento è un modo per dirgli grazie, ma anche un modo per, non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per arrivare alla realizzazione del monastero. È un riconoscimento importante per l'Istituto Lamazon Capa, che dal 77 ad oggi ha portato avanti un messaggio di pace, di inclusione nel territorio con la comunità locale e anche a livello internazionale, per compatibilmente con le proprie possibilità, per quelli che sono anche i diritti umani nel Tibet, per la pace in Tibet e nel mondo. È un grande giorno per tutto lo staff e tutti i componenti di questa grande famiglia che dal 1977 porta avanti i messaggi di pace, di inclusione e soprattutto lo studio della tradizione buddista mahayana. Noi ci ispiriamo alle parole di Sua Santità il Dalai Lama e ovviamente di tutti i nostri maestri che ci hanno insegnato che l'istituto è un posto aperto a tutti, è un luogo di pace, è un luogo dove poter aprire i propri cuori e le proprie menti per trovare un po' di tranquillità. Quindi noi da sempre crediamo nel dialogo interreligioso, nell'accoglienza e nel diffondere uno spirito davvero di fratellanza. Il buddismo è una fede pacifica che crede nel dialogo anche interreligioso. Noi già nello scorso 30 novembre, per la festa della Toscana, avevamo invitato i rappresentanti delle tre religioni monoteiste qui in Consiglio regionale per festeggiare la Toscana. Questo è un ulteriore passo che va in quella direzione. In più c'è la battaglia per il popolo, per l'identità, per la cultura tibetana, che viene ogni giorno affrontata dall'aggressione cinese, rispetto alla quale è giusto che il mondo occidentale, che anche il Consiglio regionale toscana, non rimanga in silenzio. Quindi una battaglia per il Tibet, una battaglia per la cultura tibetana e un riconoscimento a chi nell'Istituto di Pomaia ha in questi anni fatto un lavoro straordinario per migliaia, decine di migliaia di persone, non soltanto credenti ma anche non credenti nella fede buddista, che hanno appunto trovato in questo istituto un punto di riferimento importante. Praticamente la mia storia personale e amministrativa si interseca con quella dell'istituto da oltre 41 anni, ecco, quindi direi che sono tanti. L'istituto è cresciuto molto, è diventato non tanto un valore aggiunto quanto un valore intrinseco anche per il nostro comune, soprattutto con la comunità di Pomaia, ed è stato un esperimento di vita comune, di accrescimento rispetto ai valori della pace, della compassione, della cura e del rispetto della vita di tutti gli esseri senzienti. Noi siamo cresciuti tutti con l'istituto e questo è una cosa bellissima, e ora noi lo diamo anche, diciamo, un po' agli altri. Parliamo anche di talenti toscani nel mondo dell'istruzione e della scuola, in particolare con le Olimpiadi di matematica, in cui sono emersi due giovanissimi della nostra
regione che sono stati premiati proprio in Consiglio regionale. Per omaggiare i risultati ottenuti e per incoraggiarli a coltivare i loro talenti, il Consiglio regionale ha voluto premiare i due giovani toscani che hanno partecipato in rappresentanza dell'Italia alle Olimpiadi della Matematica del 2024 in Inghilterra. Simone Melis dell'Istituto Foresi di Portoferraio e Matilde Iannaccone del Liceo Dini di Pisa hanno portato a casa una medaglia d'argento e una di bronzo. L'esperienza in sé per sé è stata molto preziosa, sia per le persone che ho conosciuto, sia per i problemi e tutto l'ambiente che, con cui una persona entra in contatto una volta che si trova là a ragionare con tante persone con la mia stessa età e la stessa passione. Si crea proprio un bel feeling. L'esperienza mi è piaciuta molto, poi fortunatamente conoscevo anche gli altri ragazzi che sono venuti con me e poi la gara in sé mi è piaciuta in generale. I problemi erano carini, mi è piaciuta e poi ho conosciuto tante persone da altre parti del mondo e sì, è stata una bella esperienza. Simone Melis e Matilde Iannaccone rappresentano l'orgoglio della nostra regione in un contesto molto importante, quello delle Olimpiadi di Matematica, che è un percorso che vede impegnati nelle preselezioni soltanto in Italia oltre 200.000 ragazzi, quindi hanno passato le selezioni in Italia in oltre 1.500 istituti. I nostri due istituti, quello pisano, l'Istituto Dini, e quello foresi di Portoferraio, hanno mandato due ragazzi, due eccellenze della nostra regione che noi oggi siamo qui ad onorare e siamo orgogliosi del loro percorso, del loro talento e crediamo che questo sia il messaggio anche per tanti ragazzi che studiano, che fanno percorsi di studio, di approfondimento e che possa essere da stimolo anche per tanti altri giovani. Spazio anche all'arte con la presentazione della mostra Natura e Oltre del pittore toscano Duilio Tacchi. È stata inaugurata nello spazio espositivo di Palazzo Bastoggi la mostra Natura e Oltre di Duilio Tacchi. Il pittore toscano, di lungo corso, si è formato artisticamente frequentando gli studi di Pietro Annigoni, Silvestro Pistolesi, Romano Stefanelli, Sergio Scatizzi, Silvio Loffredo e la scuola di Nerina Simi. Ha inoltre partecipato a collettive in Italia e all'estero con gallerie private e associazioni. L'esposizione sarà visitabile da lunedì al venerdì fino al prossimo 4 ottobre. Si tratta di una selezione di opere che raccontano gli ultimi 10 anni della produzione artistica di Duilio Tacchi, quantomeno dal 2014 ad oggi. Non solo opere grafiche che alludono alla prima parte dell'attività di Tacchi, che nasce come fine disegnatore, per arrivare poi in tempi più recenti anche alla pittura e trasferire in pittura l'esperienza maturata appunto nelle opere grafiche. La pittura ovviamente rappresenta poi uno sviluppo ulteriore, soprattutto in merito ad una certa idea di natura che non si ferma soltanto alla natura intesa come elemento vegetale, ma che invita appunto ad andare oltre, quindi a concepire la superficie del dipinto come un diaframma oltre il quale si aprono delle visioni che sono sì naturalistiche, ma sono allo stesso tempo simboliche e oniriche e ritagliate dalla fantasia dell'artista. Mi fa piacere che il presidente Mazzeo abbia apprezzato il mio lavoro di anni e ringrazio la regione e tutti gli uffici che hanno collaborato a crearla, a strutturarla e a renderla visibile in maniera speciale, perché per un fiorentino essere qui è una cosa molto importante. E, insomma, l'ho sempre sognato fin da ragazzo. La mostra è basata sul tema dell'ecologia. L'ecologia è il rapporto che ci deve essere con tutto ciò che ci circonda. L'utilizzo degli sfondi d'oro viene fatto per aumentare questa sensazione di libertà, di profondità e di aria, per non dare un senso chiuso ai quadri, ma renderli fuori dal tempo, come un qualche cosa che si deve mantenere per sempre.
Questi dunque erano i principali temi trattati in questa puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento è come sempre per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.